L'udienza riprende, può chiamare la testimone, signor Payne. La persona che sto per presentare ha assistito personalmente al delitto. L'accusa chiama a deporre la signorina Dahlia Hawthorne. Che viso angelico. Ma sotto sotto nasconderà qualcosa. Cos'è questo silenzio improvviso? Nella mia lunga carriera di giudice sono stato ingannato da molti testimoni. Il mio compito è proprio quello di dubitare, di non fidarmi mai di nessuno. Ma nel suo caso, devo ammettere che è avvolta da un alone di completa sincerità. Non credo alle mie orecchie. Bene, testimone, potrebbe fornirci le sue generalità. Io... Non si preoccupi, signorina, non ha nulla da temere. Se qualcuno sarà scortese con lei, le prometto che prenderò provvedimenti. Ed io userò il mio martelletto come arma. Perché ho come l'impressione che ce l'abbiano con me? Grazie, ora sono più tranquilla. Siete tutti così gentili. Qui mi sento a mio agio. Oh, si figuri. Dovere, dovere. Direi di proseguire, potrebbe dirci il suo nome e la sua professione. Mi chiamo Dahlia Hawthorne. Studio letteratura all'Università Lubio. Volevo solo dirvi che per me è un onore essere qui in vostra compagnia. Non siamo mica un programma televisivo, Dahlia. L'onore è tutto mio. No, l'onore è mio. Beh, noi donne sappiamo bene come prendere gli uomini per il verso giusto. Signore? Sì, posso fare qualcosa. Posso fare qualcosa per lei? Dice pure tutto quello che vuoi. Dica tu pure tutto quello che vuoi. Sono sicura che c'è un errore. Fini non ucciderebbe mai nessuno, lo so. Sì, sì, capisco benissimo. Non sarà altrettanto facile interrogarla. Ha impiegato non più di 10 secondi per far pendere il tribunale dalle sue labbra. Bene, può procedere con la sua testimonianza. Ci dica cosa ha visto il giorno dell'incidente, per cortesia. E cosa ho visto? Avevo intenzione di andare a trovare Fini al termine delle lezioni. Fini e Dodi stavano parlando dietro l'edificio. Poi, all'improvviso, Dodi è barcollato ed è caduto a terra. È stato in quel momento che Fini si è accorto della mia presenza. Quindi sono andata a cercare altri studenti che poi hanno chiamato la polizia. Sono senza parole. Secondo lei, signorina Hawthorne, l'imputato non ha fatto nulla di male? Allora si fida, vero? Signorina, nonostante la mia età, ricordo bene quanto ardono le fiamme dell'amore giovanile. Cioè, nonostante il mio compito è quello di scoprire la verità. Non ci nasconde nulla, non ci nasconda nulla, la prego. Ma io non potrei mai... Un attimino, signorina. Basta così, testimone, ne ho abbastanza di tutta questa storia. Cosa intende dire? Mi faccia condurre il mio controinterrogatorio, vostro onore. E io le assicuro che io non intendo vincere con un mucchio di futili menzogne. Vedo che non è cambiata di una virgola, mia fei. Eh? Come sarebbe a dire, voi due vi conoscete? Sì, in passato ci siamo già incontrate una volta. Bene, signorina Fay, la parola passa a lei. E fa pure rima. Sono lieta di rivederla, signorina Fay. Signorina? Non sono ancora così vecchia, ragazzina. Cosa ho visto? Allora. Avevo intenzione di andare a termine delle lezioni. Io la incalzo su tutto perché questa nasconde un sacco di cose. Se non sbaglio, Fini è il signor Vett a studiarte. In tal caso, lei perché si trovava al dipartimento di farmacologia? Beh, io studio letteratura. In particolar modo la poesia Senryu giapponese. Oh, magnifico è quello stile di haiku a metà tra l'ironico e il satirico.
tempo tiranno, quando l'età avanza c'è solo sonno. Questa sarebbe poesia, mi sembra piuttosto una crisi di mezza età. Per raggiungere il dipartimento di arte devo attraversare quella zona. Adesso sto andando più veloce perché... Ah, ora capisco, mi sembra logico. Quando voglio entrare in tribunale devo sempre attraversare l'ingresso. Altrimenti come farebbe? Con il teletrasporto? Ah, stavano parlando dietro l'edificio. Incalziamolo. Chi sarebbe questo Doji? Oh, mi scusi. Doc Suolo, uscivamo insieme fino a 8 mesi fa. Sa dirci di cosa stavano discutendo Doji M, il signor Suolo e l'imputato? Come può essere così crudele? Io non avrei mai origliato. Non sono stata educata a modi così rudi e scortesi. Si vergogni, signorina Fei. Non trascini la testimonianza al suo infimo livello. Ehi, perché ce l'hanno tutti con me? Prosegua, testimone. Poi cosa ha visto? Questa non è una testimonianza, è una... guerra tra una piccola ragazza di nome Mia Fei da una parte e un esercito di buzzurri dall'altra, compresa questa ragazzina che sembra angelica. Ah, Doge è barcollato ed è caduto a terra. Un attimino. Sta dicendo che la vittima è caduta a terra da sola? Sì. Insomma, l'imputato non ha mai toccato la vittima, dico bene? No, non ha mai distolto lo sguardo. Fini non ha mai toccato Doji. Se incalzo continuamente, credo che il giudice me la farà pagare. Come dovrei reagire a questa tua testimonianza? Dovrei indicare una contraddizione. Le bugie hanno le gambe corte, signorina Othorn. Non crede anche lei? Cosa? Io non... Signorina Fei, non le consento di molestare la testimone. Addirittura. Credo che la difesa stia tirando a indovinare. Voglio dire, non ha presentato delle prove concrete. Non mi guardi così, sto facendo solo il mio lavoro. Signorina Othorn... Sulla giacca del signor Suolo sono state trovate le impronte dell'imputato. Abbiamo già dimostrato che il signor Wright ha spinto la vittima. Cosa? Non deve cercare di proteggerlo. Sarebbe molto meglio se si decidesse a raccontarci la verità. Non si preoccupi, signorina. Ci dica tutto quello che ha visto quel giorno. Sì, vostro onore, lo farò. Se non le dispiace, vorrei modificare la mia deposizione. Finalmente stiamo facendo qualche progresso. Per fortuna. Davvero non ho visto il momento in cui esatto ha spinto Doji. Continuiamo a incalzare fino alla fine. Come non l'ha visto? Beh, ho visto il momento in cui Doji è caduto. C'erano solo loro due sul luogo del delitto in quel preciso istante? L'imputato Phoenix Wright e la vittima Doc Wallow? Sì, nessun altro. Non sembra stessero litigando, non ho sentito alcun rumore. Evidente contraddizione, mia cara. Allora cosa stavano facendo secondo lei? Ho pensato che stessero conversando amabilmente. Tutto qui. Oh, ma per favore. Ecco perché non li stavano osservando con troppa attenzione. Non ha notato niente di strano? No, niente, signor giudice. Oh, mi dispiace, signor giudice. Bene, proceda pure con la sua testimonianza. Quindi sono andata a cercare altri studenti, che poi hanno chiamato la polizia. Quella ragazza sa benissimo di aver detto una bugia grande come una casa. Sta solo facendo finta di proteggere Wright. Sì, deve essere così. Coraggio, Mia. Ok, dovrò scavare a fondo per trovare una contraddizione.